Papi? Sì? Domani Alessio mi ha invitato al mare da lui. Come al mare? Dove? In un posto vicino a Roma, non mi ricordo. Dove? Aspetta che lo chiamo e glielo chiedo. Oh, Agnè, dimmi tutto. Ciao Ale, dov'è che andiamo al mare domani? A Coccia di Morto. Che devi fare a Coccia di Morto? Andiamo al mare, ma. A Coccia di Morto. Dove? A Coccia di Morto. Coccia di Morto? Che nome è? Poi dov'è Coccia di Morto? Alessio, dov'è Coccia di Morto? Vicino Passo Scuro, andiamo col pullman e passiamo per Ponte Galeria. Dice che è vicino Passo Scuro e passiamo per Ponte Galeria. Agnese, ma cos'è questa cupezza? L'oscuro, la galera? No, va, galeria. Vabbè. Comunque, se volete andare al mare, andiamo a Capalbio, conosciamo tutti, è molto più comodo e siamo molto meglio, fidati. Alessio, mio padre dice di andare a Capalbio. Noi conosciamo tutti, è molto meglio, siamo anche più comodi. Ma? Dice che ci porta lui a Capalbio, che è una cifra meglio. Da qua, ma. Bella, cortesemente, mi passeresti tuo padre, per favore? Sì. Sì? Senti un po', se posso sapere... Perché il mare tuo va bene e il mio no? Non ho detto questo. Ho detto solamente... Io ho 30 anni che vado a Coccia del Morto, mi pare che nessuno si è mai lamentato. Va bene, Monica, va bene Coccia del Morto, però se mi permette mia figlia l'accompagno io. Ecco, bravo, allora ci passi a prendere le 9. Ma non ci penso proprio. Attaccato. Attaccato! Cioè, la signora ha attaccato! Questo non è contento se non mi rompe i coglioni. No, Agnese, Coccia del Morto no, non ce lo meritiamo. L'oscuro, la galera, Coccia del Morto, ma dai! Può andare Bastoggi come esperienza nella vita, ma Coccia del Morto no.